Uno degli argomenti che sta particolarmente a cuore di Fadoi e in generale della medicina interna è l'avanzamento tecnologico a supporto delle procedure di carattere clinico, sia diagnostico che terapeutico. Fadoi ormai da diversi anni, anche in collaborazione con importanti società scientifiche come la SIUM, ha sviluppato un progetto di, possiamo dire, di miglioramento delle skill, delle capacità professionali degli internisti, utilizzando nuove tecniche diagnostiche, quali appunto quella ecografica. E ultimamente le apparecchiature ecografiche si sono caratterizzate per una forte riduzione delle dimensioni, devo dire anche dei prezzi, da una maggiore maneggevolezza. Addirittura abbiamo a disposizione persino apparecchiature tascabili o addirittura delle sonde che wireless, con una metodologia wireless, sono collegate con telefoni, con smartphone, iPhone, quindi ormai è una tecnologia fortemente miniaturizzata. Questa condizione offre all'internista una potenzialità diagnostica enorme, perché si porta addirittura appunto nella tasca del professionista la possibilità di aggiungere al processo diagnostico basato sull'esame clinico un processo diagnostico arricchito di una valenza di immagine, qual è quella che offre appunto un ecografo tascabile. Certamente è una tecnologia, diciamo così, non di alta risoluzione dal punto di vista della formazione dell'immagine, ma sicuramente per condizioni, tra virgolette, grossolane, quale può essere un globo vescicale, la presenza di ascite, un versamento pleurico, valutare qualitativamente la cinesi cardiaca, sono tutte condizioni queste che anche un'apparecchiatura miniaturizzata su uno schermo, seppur molto piccolo, possono essere, diciamo, facilmente definite, inquadrate nell'ambito della diagnosi globale del paziente. Proprio in occasione di questo congresso, il gruppo della scuola di Catania, della scuola di ecografia di Catania, ha messo a punto un protocollo per la valutazione del paziente con oligoanuria. In particolare, utilizzando anche apparecchiature tascabili, quindi molto piccole, molto maneggevoli, in qualunque contesto assistenziale, dalla cassa del paziente all'ambulanza o al letto di ospedale, praticamente la proposta è quella di seguire un protocollo attraverso il quale deve essere visualizzato il rene per valutarne le dimensioni. Un rene piccolo significa insufficienza renale cronica, un rene grosso può significare un'insufficienza renale acuta o una patologia infiammatoria. Il secondo parametro da valutare è la vena cava. Una vena cava ridotta di calibro significa una vena cava ipovolemica, cioè un paziente per esempio disidratato o che ha un'emorragia importante in atto. E poi l'altro, il terzo parametro da valutare e l'eventuale presenza di dilatazione pielureterale. In tal caso l'insufficienza renale è riconducibile a una causa ostruttiva. In particolare, proprio attraverso questo studio presentato in questo congresso Fadoi, si è messo in evidenza come tra gli anziani ospedalizzati, grazie a questo protocollo che richiede pochi minuti di indagine, le cause di insufficienza renale in ospedale sono multifattoriali. Quindi non è una la causa, ma più cause che concorrono, e questa metodica utilizzata nell'ambito di questo protocollo può quindi consentire di ritagliare, di formulare una diagnosi personalizzata sul singolo paziente per mettere poi in atto un approccio di ulteriore processo diagnostico, meglio ancora terapeutico, quanto più personale e ritagliato sugli specifici bisogni del paziente.